Cinque anni dopo, la tragedia di Rigopiano è una ferita che ancora sanguina nelle menti e nei cuori. Sono state queste le parole di Don Luca di Domizio durante la messa celebrata nell'area dove un tempo sorgeva l'hotel Rigopiano per il quinto anniversario del disastro che causò la morte di 29 persone. Alle 16:49 del 18 gennaio del 2017, quando la valanga si abbatté sull'hotel di Farindola, c'erano 40 persone all'interno della struttura, 28 ospiti e 12 dipendenti, ma soltanto 11 furono tratte in salvo dal cumulo mortale di neve e macerie in una disperata lotta contro il tempo. E così, anche ieri, familiari e amici delle 29 vittime si sono dati appuntamento a Rigopiano per ricordare la tragedia, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine e ai volontari e soccorritori che quel fatidico giorno di 5 anni fa corsero sul luogo del disastro. Dalla fiaccolata davanti all'obelisco dell'hotel all'alza bandiera al suono del silenzio, dalla messa di Don Luca con tanto di benedizione di fiori e deposizione di rose bianche nell'area dell'hotel al commovente volo di 29 palloncini bianchi liberati in cielo sulle note del Signore delle Cime intonato dal coro di Atri. È stato questo il programma della cerimonia di commemorazione del quinto anniversario di Rigopiano, alla quale era stato invitato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, impossibilitato a presenziare per la fitta agenda di impegni di fine mandato, ma vicino al commosso dolore dei familiari delle vittime, con un messaggio partecipe di cordoglio. Lei è la mamma di Emanuele Bonifazi? Qual è l'ultimo ricordo che avete dei vostri cari? Io ho parlato per l'ultima volta con Emanuele intorno alle 16, perché mi chiamò con WhatsApp, i telefoni non funzionavano, e mi disse: mamma, qui è un disastro. Poi mi rassicurò dicendo che avrebbe richiamato la sera, ma la sera non arrivavano più i messaggi, non li riceveva più. Subito ho pensato che fossero impegnati con gli ospiti ad organizzare, perché Emanuele lavorava a Rigopiano, a sistemarsi per la notte e quant'altro. Poi invece abbiamo saputo la triste notizia dai sottotitoli di una trasmissione, parlavano di ecatombe a Rigopiano e lì è iniziato tutto il calvario che ci portiamo dietro da 5 anni. E lei, signora, mamma di Cecilia Martella? Sì. L'ultimo ricordo che ha di Cecilia, l'ultima cosa, l'ultimo contatto che ha avuto? L'ultima foto che ci ha mandato Cecilia, perché lei andava a fare foto dentro all'hotel, è stata quella di Dam e di Gabriele che uscivano fuori dalla finestra del ristorante per prendere il pellet. È stata l'ultima foto di quel maledetto giorno. Per la tragedia di Rigopiano, il 2022 potrebbe finalmente essere anche l'anno della svolta giudiziaria e di quella verità che dovrebbe emergere dal processo a carico dei 30 imputati per il disastro che provocò le 29 vittime. A processo, con rito abbreviato, andranno tutti gli imputati, eccezione dell'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, che il prossimo 28 gennaio sarà rinviato a giudizio o prosciolto a seconda della decisione del GUP Sarandrea. Lei è il papà di Cecilia Martella. Cosa ricorda di quel giorno? Io ricordo tutto, i messaggi che ci scambiavamo, perché non c'era corrente, c'erano problemi ai ponti telefonici. Purtroppo il ricordo oggi, soprattutto in questo sito, in questo posto, con la neve presente, la nebbia, la temperatura del 18 gennaio, qua su a 1200 metri, ci ricorda ancora di più quello che abbiamo vissuto, anche se in maniera diversa dall'altro capo del telefono.